alzate le mani in cielo e donatemi un po' del vostro disagio. Ed è così che dichiaro iniziata la serie mensile di riassuntazzi dedicata al Signore degli Anelli. Vi ho mai parlato della mia capacità di rispettare i piani? Nei precedenti episodi del Signore degli Anelli, la compagnia del Collirio, Gandalf bestemmia! Shambin si prepara a morire anche questa volta! Tutti si ravanano! Pino Insegno è più forte di Hercules! E l'anello è malvagio! Sigla! La compagnia del Collirio è pronta alla grande partenza. Per l'occasione, il vecchio zio Bimbo Baggins decide di regalare a Brodo la sua sottana. Fammi vedere come ti sta. Eh no, ma come? E Brodo, con l'ingenuità di un bimbo scemo innocente, si appresta a denudarsi. Mi piacerebbe moltissimo tenerlo in mano. Oh, ma che sei scemo? Ma vedi sto vecchio maniaco di me? Per qualche ragione, Brodo cambia idea. Ok. Brodo, forse è il caso che glielo faccia tenere in mano, dai. Un pochetto, dai, 2 secondi. Fagli il contentino. Ci tiene un sacco, non vedi? Ma pure solo una palpatina, dai. Ma ha fatto venire un coccolone, mortale. Ad ogni modo, la compagnia è pronta ed il viaggio inizia. Mordor, Gandalf, è a sinistra o a destra? Iniziamo bene! Ha fatto un passo e già si è perso. A giudicare dalla faccia di Gandalf, si è appena reso conto di aver fatto una cazzata. Trotta e galoppa per la città. Il gruppo si trova sul cucuzzolo di una montagna in tempesta. Ecco cosa succede ad affidarsi a Google Maps. C'è un'empia voce nell'aria. Ma quella non era semplicemente un'empia voce. Empia voce, ma parla come mangia. Era un bestemmione sconvolgente da competizione del gran mago Candeggina, pronunciato a chilometri di distanza, in un'altra regione. Parole innominabili di quelli che fanno piovere madonne e ghiacciai. Il gruppo finisce in una granita. Ed il viaggio è appena cominciato. Iniziamo bene, bro. Franco il taglialegna si è già cagato la minchia e propone una strada alternativa. Propone di passare sotto le montagne attraverso le miniere di Maria, scavate dal nano Tolinelli, detto il genio. Oh, ma sei sicuro di sta strada? Sì, sì, tranquilli. Ma a me Google Maps dice andare dritto, attraverso il burrone e poi saltare. Lascia stare quella cosa, ancora mappe se stai a seguire. Oh, noi ti seguiamo, eh. Ma sicuro sicuro che la strada è tranquilla. Vai tranquillo proprio. 5 minuti dopo. Vaffanculo Franco. Altri 5 minuti dopo. Franco, che sei morto. Altri 5 minuti dopo. Quella grandissima lavandaia di tua madre puttana. Altri 5 minuti dopo. Io ti ammazzo, hai capito? Ti ammazzo. Gandalf si ritrova a fronteggiare il parcheggiatore abusivo infernale Marco Appicciacerini, che nell'attesa del reddito di cittadinanza ha accettato un lavoro come controfigura di Satana. In cambio gli hanno donato i poteri del Signore delle Tenebre. E che altrimenti, come fa? Come lavora questo? Questo è un nemico potente e Gandalf lo sa. Non gli resta che usare la sua magia segreta. Schidaddele, schidello! Il tuo pisello ora è un vermicello! Il batacchio di Marco si trasforma in uno spaghettone e, preso dalla paranoia per la virilità perduta, inciampa nell'abisso. Ma qualcosa va storto e il curioso spaghetto riesce a far scivolare anche Gandalf, a cui non resta che pronunciare le sue ultime parole. Morte panda! Sono tutti tristi e disperati. Gandalf aveva le cartine. No! La disperazione è tangibile, ma in un modo o nell'altro un tabacchino lo troveranno, dai. Trotta galoppa, trotta galoppa. E insomma, questi stanno camminando nei boschi, tutti tranquilli, no? Quando a un certo punto... Ma da dove cazzo sono usciti qui? Cioè, ma non li hanno visti? Ma ce ne vanno là davanti! No, ma da dove sono usciti questi? Come hanno fatto a non vedere? Qualcuno mi risponda! Per fortuna sono solo elfi ballerine dei boschi. Nasce una chiacchierata cordiale, ma in toscano arcaico. La stranduilio. Covanna sfinguenenne. Franco, che è il nostro eroe d'ignoranza, non ci sta. Di parole che possiamo capire. Dai, e Franco! Sei l'eroe di noi espatriati! TVB! E sai cosa ti risponde questo nano? Ishkagui. Ai Durugnol. Ehi, che bestemmione!
Ma questo non è il signore degli anelli, è il signore della briscola veneta. Non sei stato molto cortese. E non è stato cortese, no, ma quando ci vuole, ci vuole. Comunque, la compagnia viene condotta nei boschi e sono tutti un po' preoccupatini. Si sa come vanno ste cose nei film, no? O t'ammazzano e buttano il cadavere, o ti fanno degli abusi. Family friendly qui. Ma poi lo sai invece chi ci trova là dentro? San Giuseppe e la Madonna. Un'altra Madonna, non quella di prima. Sono tutti estasiati, mentre Pino si fa il segno della croce. E insomma, passano qua la notte, e lo capiamo perché ci sta Orlando Bloom in pigiama. Comunque, ad un certo punto passa la Santissima, forse Vergine, forse, e Brodo decide di osare. La segue per provarci. Ma vedi a questo, mica lo facevo tanto audace. E bravo, bravo. Finiscono in una valle strana. Raccoglie l'acqua, la mette in una bacinella, di quelle per lavarsi la faccia, e poi gli chiede: desideri guardare nello specchio? E insomma, gli ha detto di guardarsi allo specchio. E tipo, guardati allo specchio, quanto fai schifo. I sogni di rimorchio di Brodo sono appena deragliati miseramente. Specchio, specchio delle mie braghe, chi è la signorina più facile del reame? Mammut, risponde lo specchio. E Brodo ci rimane male, perché sa che è vero. Comunque, suo specchio ha i poteri magici. Lui ci guarda dentro e vede il futuro. Ed il fatto che per prima cosa ci veda un signore della dubbia identità sessuale significa che o cambierà sesso o diventerà un metallaro finlandese. Vede gli altri tappi del Canton Ticino affrontare le armate del presidente Egidio Sauron, per gli amici Dino, essere sconfitti ed essere costretti ad andare a lavorare in miniera come i sette nani. Mamma mia, che futuro di me! Ciò che si verificherà se tu dovessi fallire. Ma io non c'ho manco le scarpe! Ma dove devo andare? Senti, tu fai pure le magie magiche. Facciamo così, prendilo tu sto coso. Anche perché non so mai a che dito metterlo. Io lo volevo mettere al mignolo, ma Pino dice che così sembra un pizzaiolo della mafia. Me lo offri di tua iniziativa? Sì! Cioè, non è che ti sto dicendo che mi devi sposare, però se lo vuoi... Non so, se mi vuoi sposare comunque... Al posto dell'oscuro signore tu avresti una regina! Oh madonna, eppure questa è bipolare. Non oscura ma bellissima e terribile come l'alba! Sì, bella, bella. Qua sono tutti scemi. Più forte delle fondamenta della terra! Ma sì, forti, come dice lei, signori? E tutti mi ameranno, disperandosi! Ma forse ci ho ripensato, me lo tengo l'anello, senza offesa. E lei, in paranoia, se ne va, da sola, su una di quelle barchette per gli innamorati, ad ascoltare canzoni di Mario Merola. Prima della partenza della compagnia, però, la Santissima decide di fare dei regalini ai nostri eroi. A Orlando gli regala un arco, ai due tappi due pugnali, tutti fighi e ricamati. E a Sam, detto scroto, una corda. Una corda. Ma come una corda? A quelli pugnali, a lui una corda! Ma allora è stronzo! Ma quello non ci rimane male, ovviamente! Cioè, ma è come a dire, toh, pigliati sta cosa! Lo so che non serve un cazzo, ma almeno non ti fai male, che tu sei scemo! Eh no, e dai! Li avete finiti quei bei pugnali lucenti? Ma non riderli in faccia, almeno! A Brodo, invece, regala un po' di acqua omeopatica messa in una boccetta di Swarovski. Nei suoi occhi è possibile leggere la domanda. E che cazzo ne faccio? Uno sguardo molto simile a quello di chiunque abbia ricevuto dei calzini a Natale. Ma il dono più assurdo glielo dà a Franco, che dopo aver fatto le avances alla Santissima, le ha chiesto dei capelli. Le avevo chiesto un capello della sua chioma dorata. Ma Franco, ma che cazzo? Gli potevi chiedere un... Che cacchio ne so, un casco, uno scudo, un'ascia, un monopattino elettrico, dei biglietti per il concerto di Cristina D'Avena. Ma poi un capello, ma quanto sei inquietante. E intanto la Madonna saluta. Ed infine ripartono. Trotta galoppa, trotta galoppa. E per chi se lo stesse chiedendo, sì, loro trotta galoppano anche sull'acqua. Loro possono. Attraverso statue giganti che fanno il saluto nazista, arrivano con le canoe fino alla sponda del lago Trasimeno. Qui Brodo si ritrova a discutere rumorosamente con Sean Bean. Come va, Brodo? Non c'è male. Sei stanco? Ma no, dai. Forse ti posso aiutare a portare l'anello. No! No, ma io lo dico per dire. Mica perché lo voglio per me, no? Te la devi smettere, capito? Ma c'è, ma figurati, ma va... Comunque inizia proprio a fare freddo, notato? Già. Sai come potresti riscaldarti? No, non lo so. Se mi dessi l'anello... Non te lo do l'anello, cazzo! Va bene, va bene.
Ma io lo dico per te. Sì, sì. Che non ci credi? Ci sta uno studio che ho letto che dimostra che gli anelli producono freddo per via di una molecola, la schitellaccia metallonica con scappellamento roboante. E quindi... Senti, non te lo do l'anello. Ma sì, figura. E non me lo chiedere più. Ma sì. La vuoi una Goliador? No! E non mi corrompi con una caramella. Ma certo, ma lo so, ma va. Vuoi il pacchetto? Non te lo do l'anello! E va bene! Dammi l'anello, ti ammazzo! Ah! È pazzo! Chiamate i pompieri, è pazzo! Oh, aspetta. Chi è questo? Oh. Ciao, sono Davide Perino, il doppiatore ufficiale di Frodo. E vorrei dire in questa sede che mi dissocio totalmente da questo pessimo doppiaggio fatto da Barbascura. Ok? Grazie. Ma chi sei? Ma che è sta voce buffa? Dice che è doppiatore, dice. Ma dove devi andare? Ti insegno io come si doppia. Ciao, sono Brodo! E io non mi faccio fregare! Io lo so che il contrario di accumulatori è sparpagliamucche! E di tutto ciò, Shambin sta menando sul serio, Brodo. Allora quello si caga un po' in mano e si mette l'anello e fugge, ritrovandosi però a contare le diottrie a Dinosauron. A causa di tutto sto bordello, Brodo si offende, gli girano le palle e decide di mandare tutti a fanculo e di proseguire da solo. Anche perché nel frattempo è arrivato un esercito di Novax. Per fortuna ci stava Pino Insegno ad affrontarli. Tutti! Tutti lui da solo! Pino Insegno contro 1000! E che? Ma manco le Termopili! Dai, è Pino Insegno! Superman ti fa una pippa a te. Piccola curiosità, lo sapevate che inizialmente per il ruolo di Pino Insegno fu scelto Nicolas Cage? Eh no, non sto scherzando. Ecco, Nicolas Cage comunque sarebbe stato tutto 1000 volte più epico. Perché, dai, prendete questo cuscino. Guardate sto cuscino, quanto è bello. D'altronde Nicolas Cage non può che migliorare tutto. Tipo, prendeteci i classici Disney, metteteci dentro Nicolas Cage e finalmente tutto acquista un senso. Una profondità, uno spessore. Oh, non mi stancherò mai di dirlo, migliora tutto, cacchio. Purtroppo non è andata così, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo accontentare. Ecco Pino Insegno, ignorante a membro duro. Uno contro tutti! Uno contro tutti, signori! Meno male che attaccano uno alla volta sti Novax. Che bravi. Solo dopo che Pino Insegno ha sterminato mezzo esercito, cosa che comunque fa usando solo il 10% della sua forza, arrivano gli altri ad aiutare. E volano mazzate ignoranza con contorno di fagioli. Solo che a un certo punto, Sean Bean muore. Per dinci bacco! E chi se lo aspettava? Ma che novità è que? Ma è morto di nuovo? No! Così! Colpo di scena! E vabbò, facciamo un altro funerale a Sean Bean? Che è il suo 32esimo? 33esimo funerale? È inutile che lo buttate nella cascata, tanto quello poi ritorna! Poi al prossimo film gli devono fare un altro! E se non ci credete, il film subito successivo è stato Equilibrium. E te pareva. Pipino e Gabriella invece, per ricordarci quanto siano inutili, si fanno rapire. Ma no! Ma adesso come faccio? Non posso vivere senza Pipino e Gabriella. In tutto ciò, Brodo sta provando a scappare in canoa quando Sam lo raggiunge. Sam, vai via! No! Devo partire da solo! No! Ma devo andare a trovare una tipa! No! Devo andare in missione per conto di Dio! No! Ma mi vuoi lasciare in pace e non rompere sempre i coglioni? No! Ma dove vai che non sai manco nuotare? Ah sì? E io mi affogo! Glu 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 glu. E insomma, più per pietà che non per altro, Brodo decide di accollarselo. Che palle. Gli altri tre invece decidono di fregarsene di Brodo. Tanto stava sulle palle a tutti. Loro andranno a salvare Pipino e Gabriella. Eh beh sì, questi inseparabili amici che hanno conosciuto sì e no 3 giorni prima. Bravi, questo è il valore del cazzeggio. Non ci avevano voglia di tornare a casa, beh. Andiamo a salvarlo. E a questo punto niente, finisce il primo film, così. Riusciranno i nostri eroi a trovare le cartine? E soprattutto, non vorreste anche voi un po' più di Nicolas Cage? Lo scopriremo nel prossimo film, perché questo è finito. E poi ci sono 30 minuti di titoli di coda. 30 minuti, Non sto scherzando, sono 30 minuti. Pazzesco. Ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio di Scienza Brutta. Mi raccomando, sempre in gamba. Un salutazzo a tutti da Barbascura. Ex! Il prossimo episodio non lo so manco io quando esce. C'è un bordello di cose da fare. Diciamo che farò la compagnia del Collirio prossimamente. Ecco. Presto, ma non troppo. Perché... Ma chi metto? È che non so seguire proprio i piani. Mi distrago così. Vedo le luci, sai.
sono un artista, distratto, cazzaro, però artista.